facendosi vedere propositivi, uniti e determinati a dare un servizio, anche diciamo delle piccole attività che se non c'erano e si creano tanto meglio, ma che esistevano e magari non sentivano l'esigenza di, vedendo il gruppo che si muove, hanno più tendenza ovviamente anche a farne parte e a aggiungere i loro servizi. 25 aziende sono soci del consorzio, ma ce ne sono una cinquantina che bene o male fanno parte dell'attività della filiera turistica e anche dei prodotti che noi reputiamo essere anche un elemento di attrattiva verso la zona. E vedete, come dicevo prima, che 255 addetti diretti o dell'indotto che lavorano sull'Oasi Zegna cominciano a essere una media azienda nel biellese. Noi, se uniamo anche i letti delle case di vacanza, delle case di chi non dico risiede, ma normalmente frequenta l'Oasi, abbiamo più di 1000 posti letto teorici. Però solo di questi 330 sono in unità, in strutture ricettive, quindi possono essere aperte al pubblico. Speriamo la soluzione tra la prossima settimana e al massimo quella successiva è appunto il collasso di una parte della strada sulla parte che risale dalla Valle Cervo. Il problema deve trovare una soluzione per più motivi. Uno, prima di tutto, legato alle attività economiche che ci sono sul territorio, perché la politica deve smetterla di nascondersi dietro un dito e di dire gli imprenditori non fanno gli imprenditori. Gli imprenditori fanno la loro parte e la politica deve fare la sua, cioè le strade sono della politica, ci piaccia o non ci piaccia. La soluzione definitiva condivido anch'io che deve essere quella di un sistema, di una struttura stabile, definiamo la parvalanghe o come lo definiranno i tecnici, però che vede una soluzione in quel senso. E effettivamente avremmo probabilmente dovuto pensarci prima, quando il sistema era più roseo, però ora guardiamo il futuro, e il futuro nell'immediato è il piano che io mi sono trovato sulla scrivania appena insediatomi, che era appunto questo del distacco artificiale, per il quale io ho detto con tranquillità ai miei uffici, mi chiedevano cosa facciamo presidente, perché adesso la palla è in mano a lei, la risposta è stata no, cosa avete fatto fino adesso, perché io voglio inserirmi in un momento nel quale risolviamo il problema, cioè arriviamo a risolverlo, arriviamo a coinvolgere tutti per risolverlo, perché poi le amministrazioni bisogna coinvolgerle tutte e diventa sempre critica quando dobbiamo andare a coinvolgere terzi, non si sceglie da sola. Per questo vi do un annuncio che la prossima settimana la provincia richiamerà al tavolo tutti per risolvere il problema che si erano creati, nel senso quali sono i tempi, chi fa cosa, quando e perché, e la prossima settimana risolviamo questa cosa qua tra tutti gli attori che partono dalla prefettura per passare alla provincia, passando ai singoli comuni, perché il territorio lì, voi lo sapete, è composto da più comuni, chi fa cosa tra le forze dell'ordine e altro, in modo da stabilire un piano chiaro che piaccia a tutti e che approviamo tutti con un protocollo di intesa. Dopodiché chiaramente anche con l'attore che se ne fa carico, e per questo insomma ringrazio della partita economica, perché la provincia in questo caso non ce la fa a farsene carico, stabiliremo anche le prime esercitazioni, giusto per riuscire a capire come gestiamo poi l'evento. Abbiamo rinnovato la chiusura delle stazioni il martedì perché riteniamo che sia importante lasciare un giorno di silenzio a chi ama godere la montagna senza avere gli impianti che si muovono. Una cosa molto importante è che abbiamo deciso di creare, riqualificare e di dare un'anima maggiore al centro di Bielmonte. Quindi voi ricorderete che avevamo il bar Genzanella al piano terra, sul piano strada, e la biglietteria al primo piano. Abbiamo invertito. Perché? Perché ritenevamo sicuramente di dare un servizio migliore agli utenti facendo sì che ci fosse una biglietteria immediatamente accessibile. Mentre il bar al primo piano è stato rinnovato completamente, l'abbiamo chiamato Bar della Panoramica, quindi c'era già un disegno molto preciso che abbiamo voluto rispettare e ritrovare lo stesso spirito attualizzandolo nella piazzetta. Quindi non si deve sentire una sorta di contrasto tra la parte storica e la parte moderna.